Ben ritrovati anche per chi è in diretta streaming e riprendiamo l'argomento di stamattina con Vito Palumbo per quanto riguarda il montaggio. Vi ricordo che oggi pomeriggio invece come argomento affronteremo il mestiere dell'attore cinematografico. Grazie. Stanno ancora entrando. Siamo a chiudere perché siamo in diretta, noi siamo già in diretta. Grazie. Ok, allora veniamo a noi e cominciamo, l'abbiamo già più o meno accennato, ma cominciamo a parlare di montaggio vero e proprio. Allora, intanto stavamo dicendo il fatto che una volta terminato il lavoro arriva al montatore tutto il materiale girato, quindi tutto quanto quello che abbiamo girato, ovviamente in diversi formati. Il vecchio lavoro del montatore prevedeva l'uso della moviola. Avete visto mai una moviola come è fatta? Fantastico. Quindi il montatore proprio con la pellicola vedeva con la moviola, tagliava materialmente con le forbici la pellicola e faceva un lavoro proprio di taglia e incolla. Come? Sì, taglia e cuci, taglia e incolla più che altro, no? C'era una macchinetta proprio che giuntava i pezzi di pellicola tra di loro, un lavoro difficilissimo perché oggi basta che spingo un tasto e ho fatto un taglio, metto insieme le inquadrature. Invece prima, partiamo dal fatto del taglio, no? Prima per fare un taglio dovevo prendere la pellicola, cercarmi il punto preciso guardandola con la moviola, tagliare con le forbici. Per unire prendevo due pezzi di pellicola con l'aggiuntatrice, le mettevo insieme. Oggi spingo un tasto e taglio, spingo un tasto o trascino con il mouse e metto insieme due inquadrature. Infatti, se ci fate caso, questo ha determinato anche un ritmo maggiore nei film moderni rispetto ai vecchi film, perché anche diciamo c'è una maggior facilità nel fare tagli, anche se questa qua è una cosa molto meccanica. Allora, partiamo dalla base, quindi stavamo dicendo, al montatore arriva tutto questo materiale. Può arrivare ovviamente in cassettine, se abbiamo girato i mini DV per esempio, ma ormai è in pensione i mini DV, oppure può arrivare, come ormai capita, un hard disk con tutto quanto il materiale all'interno, di un tera per esempio, di due tera, con tutto quanto il materiale all'interno. Ovviamente all'interno dell'hard disk c'è un materiale che il montatore ancora non conosce, perché si presuppone che il montatore non sappia nulla del film, al massimo avrà letto la sceneggiatura. Ma come dicevo nei giorni scorsi, la sceneggiatura è molto diversa, molto, insomma, capita raramente per fortuna, ma comunque a volte è diversa rispetto a quello che poi sul set è avvenuto, perché una cosa è scrivere e una cosa è andare sul set e in maniera pratica trovarsi di fronte a degli imprevisti, a una location che non è come l'ho pensata quando l'ho scritta, a un attore che magari dice la battuta in maniera diversa o gli ha dato la battuta perché la dice meglio in un altro modo, a qualcosa che non ho girato perché non ce l'ho fatta. Quindi abbiamo praticamente rispetto alla sceneggiatura qualcos'altro che differisce di poco o di tanto rispetto a quando stavamo comodamente in casa a scrivere. Il montatore deve fare una prima operazione fondamentale, che è quella di capire quello che è il materiale. In che modo? Deve ovviamente guardarsi il girato. Io vi consiglio sempre, chi di voi vuole fare il montatore o fa il montatore? Per capire. Ah, fantastico, non avevo chiesto fino a montatore, ecco che cosa mi mancava alla domanda che ho fatto prima. Allora, intanto un consiglio a chi vuole fare regia: avvicinatevi al lavoro del montatore. Addirittura lo sperimentale spesso e volentieri consigliano ai registi di fare più il corso di montaggio che quello di regia. Perché chi non capisce cos'è il montaggio, secondo me non può fare la regia. Cioè il regista, quando prima di girare, deve in qualche modo montarsi il film in testa. Allora se io capisco come funziona il montaggio, io regista, capisco meglio come potrò poi montare, mettere insieme le cose che sto creando sul set. O anche quando scrivo posso capire meglio come poi funzionerà alla fine il lavoro finito. Come se funzionerà o meno il lavoro finito. Se non capiamo di montaggio, noi registi, è grave, gravissimo. Quindi non fate, non dite, vabbè tanto io voglio fare regista, chi se ne frega del montaggio. Interessatevi al montaggio. Magari materialmente non mettete voi le mani sul computer a fare il montaggio, ma capite
quello che fa il montatore. Intanto perché il regista di solito sta accanto al montatore in alcune fasi e quindi è lui che dice al montatore a volte, dà dei consigli o dice quello che funziona e quello che non funziona. È chiaro, in realtà, parentesi, regista si deve interessare a tutto quello che è il lavoro del, che sono i ruoli cinematografici, fidandosi dei professionisti, ma comunque un minimo conoscendo, perché se io ne capisco un minimo di costumi, so quando la costumista mi fa vedere un bozzetto, posso parlare di colori, posso discutere di alcune cose in più, perché un minimo ne capisco. Se non ne capisco niente, mi affido completamente e alla cieca a un professionista, sperando che sia, oltre che bravo, anche vicino ai miei gusti, altrimenti va male. Allora, quindi la prima operazione che fa il montatore è quella di conoscere il materiale. Si avvale di solito di un assistente o di più assistenti che fanno in qualche modo il lavoro sporco, tra virgolette sporco. Che cosa vuol dire? Ad esempio mettono a sync le clip audio-video, non lo fa il montatore di solito, oddio, nelle piccole produzioni lo fa il montatore, ma di solito lo fa l'assistente, perché è un lavoro meccanico, è un lavoro anche un po' noioso, perché si tratta semplicemente di beccare il chuck quando tocca l'asticella alla base, quando c'è il rumore dell'audio, mettere insieme. Quindi è un'operazione che non è creativa, è un'operazione meccanica e la fa l'assistente di solito. Cos'altro? Ordinare nel programma di montaggio, su cui adesso parliamo, nel programma di montaggio ordinare per cartelle, ovviamente ognuno ha il suo metodo migliore, ma ordinare nelle cartelle le varie scene con le varie inquadrature. Ok? Questo è un lavoro preliminare che si fa prima di cominciare il lavoro di montaggio vero e proprio, che è il lavoro creativo che si fa per mettere insieme le tessere del puzzle. Ok? Allora, una volta compreso il materiale, diviso per scene tutto quanto, segnate in qualche modo con delle etichette quali sono le buone. Ah, prima non ho detto buona scartata riserva. Facciamo un passo indietro che è importante. Bollettino, adesso vi faccio vedere. Riapriamo un attimo il bollettino. Prima stavamo dicendo, esempio del dialogo tra Nicola e Marco. Giro la prima inquadratura e il master e non mi piace. Che cosa dico alla segretaria di edizione? Che è scartata. Quando è scartata un'inquadratura? In vari casi. O non mi piace completamente perché l'attore non rendeva, perché magari vedevo che era fuori, era deconcentrato, eccetera. O perché magari, che ne so, a metà inquadratura qualcuno ha sbagliato, ha dimenticato le battute, si è bloccato, è caduto un oggetto, non doveva cadere, succede qualcosa. O perché tecnicamente c'è qualche problema, che ne so, il focus puller ha sbagliato movimento ed è fuori fuoco la scena. O perché è finita la pellicola, o l'hard disk è da cambiare quindi non potevo più registrare. O perché il fonico mi dice che è passato un aereo e l'audio è da rifare, quindi non è buona per quanto riguarda l'audio. In questi casi qua io posso decidere di scartare quell'inquadratura che ho appena fatto. La segretaria di edizione segna con una S sul bollettino, qui in questo punto, vedete buona, riserva, scarto, metterà una S qui in questo punto, ok? Oppure posso dire, io regista, posso decidere, guardando la performance, posso dire che non mi convinceva del tutto, che la vorrei rivedere poi con calma dopo, però ne vorrei fare un'altra. O perché magari una parte era buona, ma la seconda parte non mi piaceva. E quindi in questo caso qua posso dire che voglio che sia segnata come riserva. Ok? Quindi R, viene messa una R qui. Se invece l'inquadratura è perfetta, esattamente come la immaginavo, posso dire che è buona. E in questo caso viene messo qui la B. Vi consiglio, sempre come montatore, perché i montatori impazziscono quando succedono queste cose, di non mettere, perché capita all'inizio, che ne so, buonina, buonissima, vi capita quando girate, buono più, buono meno, buona, scartata, riserva. Cioè buona, posso avere anche tre buone, non è un problema, perché sono un po' indeciso, ma comunque segniamo buona, scartata, riserva, non mettiamo buonina, buonissima, non lo fate voi, perfetto. Allora, quindi una volta ordinato il materiale, passiamo al montaggio vero e proprio. Ovviamente il montaggio non si fa più con la moviola, ma si fa con dei software, si fa con dei programmi di montaggio. I migliori, gli altri, diciamo, mettiamoli da parte per il momento, i migliori, quelli che si usano a livello professionale, sono due.
In realtà uno dei due l'hanno rovinato e quindi è rimasto praticamente uno. Uno è Final Cut, che funziona solamente in ambiente Apple, Final Cut. Il Final Cut possibilmente 7, fino allo Studio 3. Perché adesso hanno fatto il Final Cut 10, il Final Cut, come si chiama, Express, che a me personalmente non piace. È più un upgrade di un altro programma molto più semplice rispetto al Final Cut storico, al Final Cut 7. Oppure, vi consiglio di studiarlo, Avid, che è molto più ostico come interfaccia, come tutto rispetto al Final Cut, ma comunque permette, diciamo, a livello professionale, è uno dei più utilizzati, anche a Hollywood usano questi due programmi qui, e quindi vi consiglio di studiarlo per chi vuole fare montaggio. Detto questo, ci sono altri programmi come Premiere, Edius, Vegas, chi più ne ha più ne metta, ma fanno parte secondo me di una categoria leggermente inferiore, parlo di Premiere ed Edius in particolare, leggermente inferiore comunque rispetto a Final Cut e Avid. Ovviamente gli utenti Premiere mi staranno bestemmiando in questo momento, però io la penso così, personalmente. Anche molti amici che conosco che fanno montaggio la pensano in questo modo, quindi zap. Allora, andiamo avanti. Cerchiamo di capire più che come si monta, perché come si monta alla fine non è difficile. Basterebbe quasi vedere anche dei tutorial per capire come si fa un taglio sulla clip, come si assemblano due clip, come si sposta in timeline una clip. Cerchiamo di capire perché montare, cioè perché fare quella scelta. Quindi capiamo che cos'è il montaggio, più che capire come si monta. Cioè io adesso non apro Final Cut e vi dico, allora spingendo questo tasto qui faccio il taglio, perché è facile. Basta un tutorial online o un manuale che lo fate da soli. Cerchiamo di capire invece il montaggio che cosa è e per quale motivo fare una scelta. Quindi fatto tutto quanto l'assemblaggio. Sì, questi qua sono i miei appunti, diciamo che per questo non ingrandisco perché. No, 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 potete dare un'occhiata, sono diciamo degli argomenti che io svisciano mentre parliamo. Allora, quindi il montatore ha davanti una specie di puzzle, cioè tanti pezzettini che sono le inquadrature che dovrà poi assemblare. È un'operazione molto particolare, secondo me è veramente quasi poetica come operazione, perché è la prima volta che si comincia a vedere il film, che si comincia a capire quello che è il film, perché vi assicuro che per buona parte della lavorazione, a volte l'unico che veramente in mente il film è il regista. Anche l'attore si fida molto del regista, ma a volte l'attore non riesce a comprendere perfettamente come verrà fuori il prodotto finito. Ok? Perché ovviamente, sì, ho letto la sceneggiatura, ma girare è un'altra cosa. Per il fatto che si gira comunque non la scena 1, 2, 3 e così via, ma si girano le scene tipo la 3, poi la 5, poi la 1, poi la 7. E quindi si crea una specie di minestrone che per in qualche modo mettere in ordine non è facile se non hai una buona immaginazione e hai compreso perfettamente quello che è il lavoro. Quindi nel montaggio cominciamo veramente a vedere come sarà, come verrà fuori il prodotto finito. Quindi è proprio la creazione, la messa insieme dei pezzi. Ok? Ovviamente il montatore a volte ha più ruolo, ha più peso nelle scelte, perché il regista si fida ciecamente di lui e gli dà più carta bianca. A volte invece il regista ha le idee molto chiare e o gira in maniera che o si monta così o non si monta, cioè per intenderci, per esempio Hitchcock, il poverino montatore di Hitchcock aveva poca scelta quando montava, perché Hitchcock era molto chiaro, molto preciso, voleva esattamente in quel modo lì che venisse montato il film. Quindi il peso del montatore era un pochino inferiore. In alcuni casi invece il montatore è proprio colui che ha molta importanza, perché il regista gli lascia proprio carta bianca, si fida molto di lui e lo lascia lavorare assemblando le varie inquadrature. Io vi consiglio di vedere per esempio un film che si chiama Memento, chi l'ha visto? Di Christopher Nolan, un capolavoro assoluto, in cui il montaggio ha un peso fondamentale, perché è praticamente un film montato al contrario, cioè comincia dalla fine e va verso l'inizio. Per chi l'ha visto sa di che sto parlando. E quindi nel film il montaggio ha un ruolo fondamentale in quel film. Non che negli altri non ce l'abbia, ma lì si sente molto il montaggio. Cioè, in questo caso la domanda che facevo è registica il
Sì, sì. Viva il boss, cioè esce la, sì, sì. E poi si capisce come questi personaggi siano fusi. Sì. Cioè questa è una scelta registica. Assolutamente è scelta registica, ma può capitare a volte che il montatore, e capita sempre in realtà, il montatore può capitare che dica al regista ti faccio una proposta, guarda, secondo me così funziona meglio. Cioè il montatore, a differenza di altri ruoli, ha un peso artistico nel film, fa delle scelte artistiche, contribuisce artisticamente al film. Infatti anche per quanto riguarda il montatore c'è il premio Academy Award, il premio Oscar al miglior montatore, perché è appunto un ruolo artistico. Certo. Certo. Ci sono casi di brutti film salvati dal montaggio. Ci sono molti casi di brutti film salvati dal montaggio. E ovviamente in questo caso il regista ha fatto un pessimo lavoro. No, no, figurati. Certo. Di montaggio, regia e scenografia. Cioè, il film è solo pensato, quindi già da priori. Certo, il film va pensato, è quello che dicevo prima, il film quando viene pensato, già in qualche modo il regista se lo monta in testa il film. Ecco perché è importante che il regista ne capisca di montaggio, è fondamentale questa cosa. I primi film, se voi vedete i film, i primi documentari dei Fratelli Lumière, questa roba qui, aveva come limite la durata del rullo. Appena finiva il rullo, ovviamente finiva il film. Solo in seguito si passò a mettere insieme, a unire due pezzi di pellicola, ma non in maniera artistica, in maniera meccanica, semplicemente per allungare per allungare la disponibilità di pellicola. Cioè invece di girare qualcosa di 5 minuti, potevo girare qualcosa di 10. Non c'era ancora il concetto di montaggio come espressione artistica. Quando si cominciò a capire questa cosa, il primo che capì la potenza del montaggio fu un americano. Vediamo se avete studiato. No, Griffith. Griffith, David Work Griffith, fu il primo che capì la potenza del montaggio. Ma dove il montaggio diventò veramente arte fu in Russia. In Russia, vi faccio vedere un video... Sì, praticamente in Russia capirono che il montaggio non solo era mettere insieme due pezzi di pellicola, ma mettendo insieme due pezzi di pellicola si creava un rapporto di causa-effetto fra questi due pezzi messi insieme. Addirittura il montaggio poteva in qualche modo dirigere le emozioni, poteva creare emozione il montaggio. Vi faccio vedere a tal proposito questo piccolo filmato. Praticamente in Russia fecero questo esperimento. Vediamo forse l'avete anche già visto. No, a montaggio. L'effetto Kuleshov, che non è una parolaccia. Praticamente questo Kuleshov fece questo esperimento. Prese un'inquadratura di un primo piano di una persona che guardava qualcosa fuori campo e l'alternò, la stessa inquadratura, identica, stessa inquadratura, l'alternò a oggetti diversi. Uno più uno uguale tre, infatti, bravissimo. Praticamente l'alternò a un piatto di pasta, adesso non mi ricordo, ma lo vediamo. Ad esempio un piatto di pasta a un bambino morto e, che ne so, una bella donna, adesso dico per dire. E si rese conto che la stessa inquadratura, stessa identica inquadratura, unita a un piatto di pasta faceva sembrare la persona affamata. Unita a un bambino morto faceva sembrare la persona che lo sguardo della persona triste e unita a una bella donna faceva sembrare la persona non posso dire arrapata, si può dire, l'ho detto, quindi ok. E quindi la potenza del montaggio, ecco perché è importante capire il montaggio, non è solamente una cosa meccanica, è proprio un qualcosa che crea causa effetto. Vi faccio vedere questo video. ...1910. Quando è stata la prima proiezione pubblica? 1841, di turno. 1800? 1895.
Ah, l'avevi detto, scusami. 28 dicembre 1895. Non l'invenzione del cinema, attenzione. La prima proiezione pubblica a Parigi. Allora, guardiamo, stessa inquadratura. Attore molto enfatico, truccatissimo. Ah, era bella donna, mi ricordavo bene allora. Avete visto come, ovviamente è una cosa un po' primordiale, però avete visto come un'inquadratura unita a tre situazioni diverse mi fa quasi cambiare quello che io penso di quell'inquadratura e mi convinco quasi che non sia la stessa inquadratura, ma che sia diversa. È chiaro? Questa è la potenza del montaggio. È la potenza della causa-effetto creata dal montaggio. Qualche domanda, ragazzi? Ogni tanto cerco di capire se ci siete. Allora, quindi Griffith fu il primo a dare importanza a questa scoperta. Vediamo di cosa possiamo parlare. Quindi il montaggio ha una funzione connettiva, che è la funzione meccanica, cioè mettere insieme due inquadrature, ma anche una funzione espressiva, quindi fare A più B. La funzione espressiva è quella che diceva lui prima, 1 più 1 uguale 3, che non so se è chiaro, che non è che creare, mettere insieme due pezzi di due inquadrature, che crea quindi, come si chiama, una? No, se metto insieme due inquadrature, cosa creo? Due o tre inquadrature, una sequenza. Ok. Vediamo un attimino le transizioni, veramente accennato così, perché sono tutte cose che possiamo anche studiare poi da soli. Le transizioni sono semplicemente i passaggi, perché transizione vuol dire passaggio, i passaggi da un'inquadratura all'altra, cioè da un pezzo di pellicola a un altro pezzo di pellicola. Se vedete film di qualche anno fa, di parecchi anni fa, i film muti per esempio, i primi film sonori, farete caso al fatto che era molto usata la dissolvenza incrociata. Fateci caso, anche i film di Hitchcock la usavano molto, cioè ovvero passare da un'inquadratura all'altra facendo in modo che una diventi l'altra, quindi che una dissolva nell'altra, ok? Oggi invece è molto in disuso la dissolvenza incrociata, tranne quando non serva, e si usa al 90% dei casi lo stacco, cioè stacco netto, immaginate che da un'inquadratura passiamo subito all'altra. Fateci caso, in tutti i film il 90% dei tagli sono stacco, cioè proprio schiocco di dita, ta ta, ok? Comunque sì, il taglio è già una transizione. È comunque una transizione, vuol dire passaggio, quindi se io passo da una parte all'altra, anche lo stacco è una transizione. Di che tipo? Stacco, appunto. Dissolvenza incrociata è un altro tipo di transizione in cui appunto un'inquadratura diventa l'altra, assolve nell'altra, dissolve nell'altra. Va bene? Quando si usa quella incrociata, grammatica cinematografica, chi lo sa? Che cosa vuol dire dissolvenza incrociata? Di solito cosa vuol dire? Che c'è un'ellissi temporale, cioè che praticamente tra un'inquadratura e l'altra presupponiamo che sia passato del tempo. Faccio un esempio, inquadro un orologio in cui le lancette segnano l'una, faccio una dissolvenza incrociata, le lancette segnano le quattro. Quindi faccio intendere con quella dissolvenza incrociata che è passato del tempo in mezzo, che c'è un'ellissi temporale, un'ellissione temporale. Ok? Tutto chiaro o sto parlando arabo? Chiaro. Ci siete. Quello che si usa ancora parecchio è, lo mettiamo anche in sceneggiatura, fade in, fade out, ovvero... cos'è, chi lo sa? Dissolvenza a nero o assolvenza da nero. Quando si usa il fade in, fade out, o meglio, fade to black, quando si usa? Si usa quando, praticamente, volendo paragonare la cosa alla letteratura, come quando si fa un punto a capo, o quando finisce un capitolo e se ne apre un altro. Ok? Quindi c'è praticamente la fine di qualcosa, vado a nero perché finisce qualcosa. La grammatica cinematografica è un qualcosa di un po' di antipatico, se vogliamo, perché in qualche modo schematizza un po' tutto, e invece il cinema, l'arte non dovrebbe essere mai schematizzata in qualche modo, però ci serve per capire dei concetti. Poi abbiamo registi come per esempio Godard, infatti adesso vi faccio vedere qualcosa anche di Godard, che hanno per esempio preso le regole cinematografiche, conoscendole soprattutto, puntualizzo, le hanno prese e le hanno infrante, perché volevano innovare, perché volevano provocatoriamente infrangerle, ma conoscendole.
Oggi sento a volte ragazzi che dicono, che ne so, che non conoscono magari la regola dello scavalcamento di campo, che poi vediamo, e dicono, vabbè, ma che fa? Ma chi se ne frega? Tanto la voglio infrangere, ma non la conosci. Quindi prima conoscila, sappi quello che succede se la infrangi, perché comunque se infrango una regola, creo qualcosa. Facciamo l'esempio della quarta parete di cui parlammo anche ieri. Se un attore guarda in macchina, guarda nell'ottica, guarda direttamente nell'ottica, che succede? Che sta infrangendo quella che si chiama in gergo, mutuato dal teatro, quarta parete. È una cosa molto forte, perché è come se guardasse negli occhi lo spettatore. E quindi io lo posso fare tranquillamente, ma sapendo che nello spettatore questa cosa genera un'emozione in più. E quindi se non ho il controllo di questa cosa che sto facendo, rischio di portare fuori strada magari chi sta guardando il film. Ecco perché si usa poco lo sguardo in macchina. Lo usa Woody Allen a volte, ma lo fa apposta, non è che gli capita di guardare in macchina. Stanlio Olio, ma perché c'è un motivo? Cioè io guardo in macchina perché in quel momento là io voglio coinvolgere in maniera proprio quasi non passiva ma attiva, voglio coinvolgere lo spettatore. Vi faccio vedere uno spezzone di un film di Godard in cui lui, senza nessun motivo, fa guardare in macchina il protagonista. Devo solamente trovarlo, però a parte Ma questo. ci siamo. Qualche domanda intanto? Però ovviamente era voluto, non è a caso. Tant'è vero che quando capita su un set, ovviamente un bravo attore non lo farà mai, ma quando capita che un attore, ancora capita più facilmente che una comparsa, se una comparsa guarda in macchina e se ne accorge qualcuno soprattutto, si rifà addirittura la scena, si rifà l'inquadratura. Perché guardare in macchina è una cosa che in qualche modo rivela che c'è un trucco, cioè rivela che c'è una macchina presa. Ti fa capire che non è quello che stai guardando realtà, ma è una riproduzione, che c'è una struttura dietro, che c'è un meccanismo dietro, che c'è un operatore, una macchina presa, un regista. Vediamo se è qua. No. Ah, sì. Guardate un attimo, ad esempio, Godard, che parliamo di Nouvelle Vague. Avete studiato un po' la Nouvelle Vague voi? No. Nouvelle Vague? Se non mi piace il mare. Guardate. Vi spiego un attimo la situazione, se no non ci capiamo. Quest'attore ovviamente guarda in macchina, ma non è una soggettiva, perché non ho messo la parte precedente, non c'è qualcuno accanto a lui in macchina e quindi sarebbe giustificato, è una soggettiva del passeggero, è giustificato. Non c'è nessuno accanto a lui, è lui in macchina da solo. Quindi quest'attore mentre sta guidando si gira verso la macchina presa e parla con lo spettatore. Ovviamente è una provocazione perché Godard ha preso le regole e le ha cartocciate, ma le conosceva molto bene. Guardate. Se non mi piace il mare, se non mi piace la montagna, se non mi piace la città, andate a quel paese. Vedete com'è è forte, cioè è una cosa forte uno che ci guarda, è come se guardasse ognuno di voi, è come se vi sta guardando negli occhi. E quindi se magari sto mangiando i popcorn, in quel momento mi blocco un attimo perché mi sento osservato, no? Perché sta parlando con me. È una cosa molto forte. Mi fa capire che c'è una macchina presa davanti a lui. Mi fa per un attimo anche uscire dal film, ok? In questo caso l'ha fatto Godard perché era voluto, perché sapeva quello che stava facendo. Se lo faccio e non so quello che sto facendo, rischio di portare fuori strada chi sta guardando un film. In questo caso sì, l'ha fatta apposta. E di ah, perché tutti quanti non fanno il sguardo in macchina? Ma se lo usi quando serve, se lo usi perché è motivato, perché in quel momento stai parlando con lo spettatore, cioè tu esci, come ti posso dire, è come se immaginate, no? Io sto facendo l'Otello, o sto facendo Romeo e Giulietta, mentre parlo sul balcone con Giulietta, mi fermo e dico, è una bella ragazza. Cioè, che vuol dire? Cioè, sono uscito dalla tragedia. È chiaro, sono uscito da Romeo e Giulietta. Perché intanto, quando si parla in macchina, di solito, fateci caso, si sospende l'azione. Woody Allen, per esempio, in un film Manhattan, no, io Annie, praticamente sta sul divano con il suo partner,
stanno parlando, a un certo punto si gira verso la macchina presa e parla di lei. In quel momento là l'azione si sospende, è come se si congelasse l'azione, l'attrice rimane immobile ed è come se non notasse questa cosa, non è che poi quando si rigira gli dice... Bravissimo, è come se fosse il pensiero, non è che poi l'attrice gli dice ma con chi stavi parlando? No, è come se fosse una convenzione, ok? Cioè quando si rigira continuano a parlare, quindi è un attimo in cui si sospende l'azione, parlo un attimo con lo spettatore e torno poi nell'azione. Quindi la sospendiamo per un attimo l'azione in questo momento qua. Poi riprende la narrazione. Va bene? Ecco perché è una cosa molto da usare con parsimonia. Cioè, se posso, sì. C'è un film che fa vedere benissimo questa cosa, che è Esordio alla regia di Vittorio Gassman. Mm-hmm. Non so se l'hai mai visto. Mi becchi sempre... No, no, figurati, non si può vedere tutto quanto nella vita, recupererò. Tratto dal saggio di Jean-Paul Sartre, uh-huh, che è un filosofo francese. E quindi... E che succede in questo... Lui fa proprio questi... Durante il dialogo, interrompe il dialogo e si fionda verso la telecamera. Perché lui in persona è un attore... Di Gassman, hai detto? Sì, Gassman. Non ci dimentichiamo che Gassman viene dal teatro. Quindi in questa cosa qua, anche se non l'ho visto, ci vedo molto di teatrale. Ci vedo quasi qualcosa di teatrale in questa dinamica. Esattamente, è molto più istintivo dell'attore. Certo. Di teatro. Quindi vuole sentire in qualche modo lo spettatore, Gassman, in quel momento. Sì, perché si capisce, si vede con lo spettatore, a differenza del cinema. Certo. Altri tipi di dissolvenza che vi sconsiglio di utilizzare, cioè dimenticatevele, proprio dimenticatevele, sono quelle dissolvenze tipo l'inquadratura che diventa una stellina e poi va via, o si appallottola l'inquadratura, rimbalza, che ormai i programmi, specialmente quelli meno professionali, hanno queste decine di dissolvenze che dovete buttare, proprio prendere e buttare. Tranne che non fate qualcosa di provocatorio, una cosa particolare alla Tarantino in cui ci potete fare qualunque cosa, ma in linea di massima dimenticatevi quelle dissolvenze là. Tranne che non vogliate montare un matrimonio, in quel caso vi chiede il cliente, mi metti la sposa che diventa un cuoricino e poi... Cioè, altrimenti dimenticatevi queste dissolvenze qui. Stacco, fade in, fade out, fade to black, al massimo dissolvenza incrociata. Tutto il resto io vi consiglio di buttarlo, tranne che non serva. Ad esempio, alcune volte si usano le tendine, no? Avete visto mai quando praticamente un'inquadratura va verso destra e fa entrare l'altra? A volte quelle ancora adesso si utilizzano, verso destra, sinistra, verso alto o basso, tipo in The Snatch, o ci sono molti film in cui si usa, ma è comunque una cosa particolare, è comunque una cosa un po' più forte. Oppure a volte si usa, per esempio, si usava anzi, l'iride in chiusura. Avete visto mai quando c'è il personaggio che va via verso l'infinito e c'è praticamente l'inquadratura che diventa un cerchio che si stringe fino a diventare nero? Si chiama iride in chiusura o iride in apertura. Si usava molti anni fa, adesso ormai non si usa più, tranne che non lo voglia fare perché secondo me può servire una cosa del genere. Ma sappiate che è una cosa rarissima, ok? Allora, parliamo un attimo di spazio e tempo. Qualche problema? Okay. Qualche domanda su quello che abbiamo detto? A parte i soliti noti. Qualche domanda? Ci siete, ragazzi? Qualche domanda avete? No. Sì. Aspetta il microfono, però. Il mio film? Il tuo film, cioè che montaggio hai usato? È lineare, non lineare? Come... Che vuol dire che montaggio hai usato? Cioè, se hai usato un montaggio parallelo, alternato. Ah, ho capito, ho capito. Vabbè, in un film ovviamente ci sono varie in un film c'è sempre, ma adesso lo vedremo tra un attimo, montaggio parallelo, alternato, quello stai dicendo tu. Aspettiamo un attimo che lo vediamo. Sì, nel mio film c'è ovviamente anche montaggio alternato, assolutamente sì. È difficile che in un film non ci sia montaggio alternato. Adesso lo vediamo tra un attimo che ci arriviamo, è anticipato un attimo l'argomento. Qualche altra domanda, ragazzi? So che siete un pochino stanchi, cerchiamo di rimanere concentrati, perché parliamo di spazio e tempo. Sì.
aspetta che ti arriva il microfono. Allora, volevo chiederti sul lavoro che hai fatto Ice Cream, no? Sì. Magari quello che stai raccontando metterlo in relazione con questa produzione, perché per loro, diciamo, sarebbe molto interessante vedere in retroscena produttivi, organizzativi di una reale produzione, no? Per esempio sul montaggio, sì, come si è lavorato su quel film, se le scelte erano chiare in partenza sul tipo di montaggio da adottare, se ci sono delle particolari tecniche di montaggio utilizzate, se è un montaggio, diciamo, stile continuo, oppure se ci sono, sì, una serie di inserti di flashback o di altro utilizzati all'interno del film. Sì, io diciamo che devo intanto partire da un po' di nozioni per far comprendere a tutti cos'è il montaggio, perché purtroppo non è solamente la scuola, ma è anche le persone in streaming, quindi far comprendere cos'è il montaggio. Posso cercare di metterlo in relazione poi a quello che è stato il lavoro su Ice Cream. Su Ice Cream, per esempio, la difficoltà è stata che era un lavoro fatto a distanza, perché io ho montato il film a Bari, a casa mia, e dovevo mandare costantemente parti del montato in America alla produzione, che giustamente voleva capire quello che stava accadendo, e sistematicamente io mandavo la mia proposta come regista insieme a Roberto De Feo, che è l'altro regista, e dall'America ci mandavano una serie di note, spesso e volentieri accolte con non molto entusiasmo, che ci portavano a riflettere su alcuni punti, o addirittura ci invitavano a modificare alcune parti del film. Quindi è un confronto costante tra produzione e regia e montaggio, ovviamente, e alla fine è venuto fuori un prodotto che in qualche modo soddisfasse un po' tutti quanti, soddisfacesse tutti quanti, tutte le figure in gioco, ok? Però cerco magari ogni tanto di fare qualche riferimento ad Ice Cream. Parliamo di spazio e tempo. Allora, per quanto riguarda lo spazio e il tempo, dobbiamo distinguere tra tempo del racconto e tempo la diegesi del film. Allora, quando nella vita accade qualcosa, ha una durata questo qualcosa, no? Se io, per esempio, che ne so, mi sveglio la mattina, scendo dal letto, vado a fare un caffè, ha una durata questa azione qua, ok? Durerà, che ne so, 5 minuti, 10 minuti, ci saranno delle cose, delle parti magari più belle da vedere, quando accendo il fuoco, quando esce il caffè dalla macchinetta, delle parti più interessanti, più belle, anche se il bello è relativo, in un dato tempo nella realtà, e anche nel film dura quel dato tempo. Io descrivo da quando mi alzo a quando bevo il caffè e non faccio nessun taglio, quindi se facessimo una proporzione, il tempo del racconto è uguale alla realtà, ok? Oppure posso tagliare, e questo è il 90% dei casi, posso tagliare le parti meno interessanti sempre tra virgolette, perché ripeto, se un elemento che apparentemente può essere meno interessante ma mi descrive un personaggio, ad esempio voglio, che ne so, far capire che lei è una persona molto introversa, che non si trucca mai, e quindi nel momento in cui si trucca la prima volta io faccio vedere che si trucca, perché ha avuto un cambio il personaggio, si sta truccando in questo momento qua, lo voglio far vedere, voglio esaltarlo. Se è una cosa che fai ogni giorno, non mi dà di nulla, non serve al racconto, lo taglio, faccio un'ellissi su quel punto lì. E quindi in quel caso abbiamo il tempo del racconto che è inferiore rispetto alla realtà. Oppure può capitare, più raramente, addirittura che il tempo del racconto sia superiore alla realtà. Facciamo l'esempio, un attore che sta camminando, che ne so, da un punto all'altro, e faccio uno slow motion, cioè rallento la camminata dell'attore. In quel caso il tempo della narrazione dura di più, cioè il tempo di montaggio dura di più rispetto alla realtà, perché l'ho rallentato. Chiaro, questo è un pochino più raro, però capita. Va bene? Tutto chiaro, ragazzi? Quindi può essere o uguale, o inferiore, o superiore al tempo del racconto, a seconda dei casi. Pensiamo per esempio a un film, un capolavoro che spero abbiate visto, 2001 Odissea nello spazio, l'avete visto? Di Kubrick. Quello è il classico esempio di un film che praticamente fa un salto temporale di migliaia di anni. Parte da una scimmia che sta battendo praticamente
con un osso su una, altre ossa, una scimmia, ovviamente parliamo di preistoria, butta in aria un osso e questo osso diventa praticamente una navicella spaziale. Quindi immaginate che salto temporale c'è, cioè che ellissi temporale c'è in questo punto qui. Passiamo dalla preistoria al futuro, al 2001. Cioè un salto enorme del racconto. È proprio il classico esempio che si utilizza nelle scuole di cinema quando si vuole raccontare bene questa cosa. Lo spazio, magari possiamo anche saltare. Io cerco di capire un po' gli argomenti di cui voglio parlarvi. Mi sa che ce l'ho, no, 2000, vediamo se c'ho 2001, prima della pausa. Qualche domanda, ragazzi? Perché qualcuno coraggioso c'è. Io intanto cerco un attimo, vediamo se c'ho 2001, se c'ho questa inquadratura. Allora, io volevo chiedere, abbiamo parlato di montaggio e di regia in questi giorni, però io mi domandavo, quando per esempio noi ci troviamo di fronte a film come Noah, in cui il regista ha deciso di non utilizzare animali in carne ed ossa, no? Sì. Come ci si comporta poi nel montaggio, capire la mera trasposizione che poi deve andare al cinema, no? Perché la sua, diciamo, difficoltà anche in maniera coerente è stata quella di non portare animali reali sul set, perché lui crede che gli animali poi vadano in stress o roba del genere. E quindi come affronta il regista poi questa cosa? Cioè, ce l'ha tutto in testa o è una cosa che poi si crea solo al montaggio? No, scusa, non ho capito il collegamento tra gli animali che si stressano e il montaggio. Non ho capito, cioè, perché l'ho perso un passaggio. Se nel montaggio, usando gli animali, si capisce che comunque quella scena non funziona, quindi cioè, tu dici se nel montaggio ti rendi conto che l'animale è finto, non funziona, è stressato? Sì. Beh, il montaggio è... Gli animali, guardate, gli animali sono molto spontanei, a differenza delle persone, perché quando gli attori non sono sempre spontanei, specialmente a piccoli livelli. L'animale, siccome è un po' come il bambino, l'animale, essendo inconsapevole di quello che sta accadendo, recita sempre bene l'animale. È la prima volta che mi capita una domanda del genere, bella domanda. L'animale è sempre spontaneo, è difficile, cioè è impossibile trovare un animale che non sia reale in una scena, che non sia bravo a recitare una scena. Certo, gli animali vengono addestrati, attenzione, perché, appunto perché sono istintivi, è difficile un animale fargli fare quello che vuoi che avvenga nella scena, appunto perché il film, un film, essendo una realtà ricreata, se non accade quello che voglio io che accada, ho dei problemi. E quindi il cane, per esempio, se deve stare in un punto, giustamente come fai a farglielo capire all'animale? Quello prende e se ne va, mica se ne frega che stai facendo il film. Devono essere addestrati gli animali. La maggior parte degli animali vengono addestrati. Io in America, mi ricordo, andai un giorno a vedere uno spettacolo alla Universal Studio, a Universal Studios, e c'era uno spettacolo di animali addestrati per il cinema che faceva impressione. Perché dicevano, per esempio, marker, il punto in cui devono stare quando si gira, e andavano sul punto in cui devono stare gli animali. Ti parlo non solamente di cani e gatti, ma anche di uccellini, anche di volpi, ti parlo di che ne so, di qualunque tipo di animale. E quindi se l'animale deve fare qualcosa di particolare, deve essere addestrato. Se invece è semplicemente background, io ho girato un cortometraggio in cui c'erano delle pecore che belavano, che ruminavano l'erba, e stavano là, non è che c'era bisogno di addestrarle. Ok, il gatto che sta in braccio in 007, a quello della Spectre, come si chiama, non mi ricordo, quel gatto è addestrato, o al Padrino, a Marlon Brando. Il gatto che sta in braccio a Marlon Brando è un gatto addestrato, perché non può accadere che il gatto a un certo punto prenda e se ne vada dalla scena. Devo rifarla in quel caso. Ok, parliamo al volo di montaggio alternato e montaggio parallelo. Il montaggio alternato, chi l'ha chiesto prima mi sembra da quelle parti, tu, vero? Il montaggio alternato è un tipo di montaggio fondamentale nel cinema, utilizzatissimo nel cinema. Il montaggio alternato è quando praticamente due eventi si svolgono
luoghi diversi e vengono messi in qualche modo in relazione, ok? Qui fa l'esempio, per esempio, di A1, B1, A2, B2, A3, B3. Facciamo un esempio pratico del montaggio alternato, classico. Abbiamo una casa in fiamme con un bambino intrappolato all'interno, ok? Quindi è in quadro la casa dall'esterno, si chiama establishing shot, cioè ovvero l'inquadratura che mi fa capire dove avviene l'azione, quindi la casa in fiamme dall'esterno. Subito dopo ci metto nel montaggio, ci posiziono l'inquadratura dei vigili del fuoco che stanno partendo col mezzo. Ovviamente ho creato una relazione, una causa-effetto, che sto facendo capire allo spettatore che c'è una casa che è in fiamme e i vigili del fuoco che stanno andando a spegnerla. Ok? Da quel momento in poi io creo tensione in questo modo qua, perché cosa succede nello spettatore? Che c'è, per i più sadici ci si augura che non arrivino in tempo i vigili del fuoco, ma la maggior parte delle persone si augureranno che facciano in tempo ad arrivare i vigili del fuoco in questa casa. Allora io che faccio? Casa in fiamme, vigili del fuoco che partono. Poi faccio il bambino intrappolato, faccio vedere, tensione che sale, vigili del fuoco che magari rimangono intrappolati perché c'è una macchina che ostacola il traffico e quindi creo tensione, il bambino non riesce a respirare, i vigili del fuoco che stanno arrivando sono quasi arrivati, stanno lì, e quindi creo questa tensione in che modo? Con il montaggio, mettendo in relazione azioni che prese individualmente sono diverse, ma che messe una accanto all'altro creano causa-effetto, creano relazione, creano tensione nello spettatore. È chiaro, ragazzi? Questo è il montaggio alternato. Il montaggio parallelo, invece, è chiamato anche montaggio delle attrazioni. Nasce dalla scuola russa, nasce da Eisenstein, tutti questi registi che avete studiato, credo. A che serve il montaggio parallelo? Facciamo l'esempio di un filmato di Eisenstein. Degli operai che vengono per esempio picchiati, caricati dalla polizia, messi in relazione con inquadrature di per esempio animali macellati. Apparentemente non c'entrano niente l'uno con l'altro, però si attraggono tra di loro, cioè creano anche qui causa-effetto, perché automaticamente io praticamente cosa faccio? Suggerisco nello spettatore che l'operaio è carne da macello, che l'operaio è paragonabile ai tori o alle mucche che vengono macellate. Quindi ho creato un'attrazione, per questo si chiama montaggio delle attrazioni. Montaggio parallelo, che è un po' meno utilizzato rispetto al montaggio alternato, ma comunque che ancora adesso funziona benissimo. Ok? E mi sa che c'ho qualche esempio. Quanto abbiamo di tempo? 5 minuti. Avete domande per caso? Domanda stupida. Visto come in relazione due luoghi diversi che poi diventano unico luogo, macchina che corre, camion dalla direzione opposta, che succederà? E creiamo tensione narrativa, mettiamo in relazione due luoghi diversi. Ok, mi sa che forse domande se ci sono, ma abbiamo finito, se non erro. Allora, no, forse non ce la facciamo con le domande, dobbiamo... Okay. Allora, lo possiamo, infatti, tra un attimo, lo vediamo dopo. Allora, sia per chi è in diretta streaming, noi torneremo precisamente tra un'ora qui affrontando l'argomento montaggio, terminandolo, anche per voi se volete ritornare alle 2:15, e poi l'argomento del pomeriggio è il mestiere dell'attore cinematografico, quindi andremo un attimino a vedere anche i metodi di recitazione che si utilizzano nella cinematografia oggi. E poi per chi sarà interessato sugli appuntamenti di Andrea a gennaio sul neuromarketing e sulla burocrazia dell'arte dello spettacolo, e potete scriverci delle domande sulle pagine di Facebook e Twitter di Teatro Sospeso, mi raccomando, tutte le informazioni le trovate anche lì. Grazie e a dopo. A dopo.